quando ho scoperto, insomma, quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto. E quindi se anche è una cosa che sicuramente mi sento di fare in futuro, quello di raccontare questa mia nuova avventura. Perché se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona che magari non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti come è la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso. Cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare. Mi rendi conto che in questi anni è come se avessi avuto in questa modalità di comunicazione una sorta di album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell'importanza magari di essere riuscito a magari a strappare un sorriso dall'altra parte dell'apparecchio a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile, perché quell'album condiviso in questo momento sarà anche la mia forza e servirà per strappare un sorriso a me. E quindi anche questo forse mi sta riuscendo ad attribuire un valore di una cosa che prima magari non notavo. E quindi niente, mi sentivo di buttare fuori un po' di merda, letteralmente, e nient'altro. In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare, diciamo, questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. E ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e tutti i miei amici e la mia famiglia. E vi mando un abbraccio grande, spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile. Ciao.